Diamo il benvenuto a Rossella Pugliese, che sarà in scena al Teatro Brancaccio con uno spettacolo scritto e da lei interpretato, Lucina. Prima di tutto, Rossella, benvenuta. Grazie, Fissi, benvenuta, grazie, ben trovata. Sì, è vero, ben trovata, perché la tua non è la prima intervista che facciamo, però è la prima in cui poi trattiamo questo spettacolo, Lucina, che tu porti in scena veramente con tanta passione, perché ho visto che sono tantissime le date in cui giri comunque i vari teatri. Sì. Allora, di cosa tratta Lucina? Lucina è una storia autobiografica che ho scritto su mia nonna. È un personaggio che mi ha colpita, che mi ha influenzata, che mi ha fortemente educata, che mi ha reso poi la persona che sono oggi. E volevo renderle omaggio proprio con qualcosa che potesse essere tangibile e che poteva rimanere in qualche modo nel tempo. Nonna, nonna Lucina non c'è più, però ho pensato che fosse questo il modo migliore per celebrarla. Cos'è che ti ha spinto? Cioè, sicuramente l'amore per questa donna che ti è stata tanto vicino, ma c'è qualcosa che ti ha fatto scattare, diciamo, la molla per poter dire sì, oggi metto qui un attimo a scrivere qualcosa su mia nonna? Guarda, in realtà sì, il prologo di tutto questo, di questa intuizione parte da un'altra persona che ci tengo a nominare, ed è Nadia Baldi, che mi ha voluto in qualche modo indirizzare, mi ha fatto notare la potenzialità del racconto. E da lì ho iniziato a scrivere, anche un po' con qualche timore, perché si tratta di una storia autobiografica che comprende quindi anche gran parte della mia vita. Inizialmente pensavo che non potesse interessare, in realtà mi sono resa conto che è una storia a cui tutti si possono affezionare e che tutti hanno una figura nella vita che piacerebbe celebrare. Sicuramente. Allora, che cosa ti ha colpito negli anni di più di tua nonna? La sua forza, la sua forza interiore. È stata una persona che non si è mai arresa, ma anche nei momenti di sofferenza ha cercato sempre di sorreggere tutta la famiglia. È stata una grande matriarca e da lei ho preso e appreso tutta questa forza e la voglia di non mollare. Allora, c'è qualcosa che le rimprovereresti, ma anche per non aver avuto forse il coraggio o il momento per poter fare determinate scelte? Sì, in realtà sì, io glielo ripetevo anche a volte. Le chiedevo di prendersi dei momenti per se stessa, io le chiedevo di divertirsi, di lasciarsi in qualche modo accogliere da questo divertimento che arrivava, ma che lei in qualche modo per la figura che rappresentava non è mai riuscita a godersi, avrebbe dovuto ridere di più. Insomma, rilassarsi un po' di più, perché forse è quello che le donne e gli uomini di un altro tempo non avevano, non concepivano, forse anche questo. Era anche un po' dovuto all'epoca che si viveva, momenti difficili, del dopoguerra, in un paesino sperduto sulle montagne. L'obiettivo della giornata era portare il piatto caldo a tavola, era anche lì la differenza che in realtà oggi noi non viviamo, ma soltanto 50 anni fa c'erano grandi difficoltà. L'hai portato anche in Calabria questo spettacolo, come è stato accolto? Benissimo, era la prova del 9 che stavo aspettando, perché Lucina ha debuttato al Napoli Teatro Festival e quindi a Napoli, una piazza difficile perché i napoletani hanno una cultura teatrale importante e io stavo offrendo un prodotto, uno spettacolo calabrese, in dialetto calabrese,
che c'era un grande timore. In realtà è andata benissimo e lo spettacolo poi ha continuato il suo viaggio, è andato alla Lamezia Terme, è andato anche a Benevento, al magnifico Vintal, e anche lì è stato un grande successo. Devo dire che non mi posso lamentare perché quello che mi colpisce è l'intelligenza del pubblico e l'affetto che dimostrano a Rosina in quanto personaggio di una storia. Chiaramente per me significa mia nonna, ma io quando propongo lo spettacolo propongo un personaggio e sta a me far sì che il pubblico si affezioni. Posso dire operazione riuscita, ma tenendo sempre le dita incrociate perché il pubblico rimane sempre il nostro più grande giudice. La parte più difficile che hai dovuto portare in scena in questo spettacolo? La parte più difficile, ma forse le parti più divertenti. Le parti divertenti dello spettacolo sono sempre quelle che mi più concentrata, mi fanno rimanere più concentrata, perché come si dice è più semplice far piangere che far ridere. E io quando nello spettacolo mi avvicino a quelle zone molto divertenti dove il pubblico partecipa con me, allora so di dovermi in primis concedere io totalmente e levare via la maschera, non avere il timore di sembrare bella, brutta, dover essere mia nonna, dover diventare Rosina, che era appunto una donna dai modi rozzi, che parlava in modo anche più rammaticato, e lei era così. Perciò un lavoro che ho dovuto fare è stato sicuramente distaccarmi dall'autogiudicarmi e donarmi completamente al personaggio. Non ci resta che ricordare quando e dove a Roma sei in scena. Allora, io sono in scena al Gran Cassino dal 23 al 26 alle ore 20, no, alle 21 come in genere viene annunciato lo spettacolo, alle ore 20 e il 26 di domenica alle 18.45. Poi naturalmente proseguirà questa tournée. Sì, allora, dopo Benevento e dopo Lamezia, ora al Gran Cassino, poi proseguirò per Napoli. Sarò 21-22 febbraio al Teatro San Carluccio e il 27 febbraio a Tarsia al Piccolo Teatro Popolare, 28 febbraio a Crotone al Teatro della Maruca, 29 e 1 marzo a Villa San Giovanni al Teatro Primo e il 26 marzo a Catanzaro al ZPL Teatro. E allora non ci resta che farti un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, grazie mille e vedi il lupo, come si suol dire. Grazie, ciao. Grazie.